Oggi sono nel cuore di Testaccio perché c'è un protagonista della comicità romana e italiana che ha detto ci vediamo a Testaccio, e allora ho approfittato e sono tornato davanti al Teatro Vittoria, che per me ha tanti ricordi. Adesso vedremo quando e se arriverà e se sarà puntuale, ma ecco neanche a farlo apposta, guardalo qua, guarda, ecco Stefano, eccolo, bello come il sole. Perché qua a Testaccio? Perché io sono nato a Testaccio e sono tornato a Testaccio dopo 40 anni di migrazione per il mondo, e una vicissitudine familiare ha fatto sì che praticamente l'ultima mia consorte mi esponesse il cartellino rosso, e io fortunatamente avevo lasciato un piccolo presidio a Testaccio, una casa che io ho acquistato nell'84 ed è servita praticamente a ritornare alle origini. Io leggevo su internet che dovrebbe segnare tutta la storia di un artista, di un attore, il tuo inizio con i film nel 1981, ma ho dei dubbi. Sì, temo pure io, adesso non mi ricordo esattamente, ma ho fatto un primo film con Cesare Zavattini che risale probabilmente agli anni 70, che si intitola La verità con 7 A finali, ed è un po' la sua testimonianza finale, diciamo, della sua arte, e questo film è addirittura depositato presso il Museo Internazionale della Cinematografia di New York. Ho saputo questa cosa peraltro per via indiretta. Ci fermiamo un secondo qua, perché questa è la famosa, io sto seguendo te, tu non seguire me. Questa è la famosa via via Bodoni, Giovan Battista Bodoni, un vecchio tipografico praticamente, che ha dato i natali al sottoscritto, nel senso che tu sei nato qui. Sono nato a via Bodoni 96 nel 1948. Adesso a via Bodoni, che tu sembri un ragazzino, ma insomma c'è un interessante spazio che è il Greenwich, che è questo cinema d'essai praticamente, dove viene programmato ogni tanto qualche film anche mio. E ti dicevo, un giorno ho incontrato un hostess che mi ha raccontato di avermi visto qualche giorno prima, e questo risale a una ventina d'anni fa, 15 anni fa. Mi dice, sai, ieri ti ho visto a New York. Allora io dico, no, guarda, io almeno manco da New York, almeno dal 1990. E lei dice, no, ti ho visto al Museo Internazionale della Cinematografia di New York, dove è depositato questo film di Cesare Zavattini. Quindi tu stai facendo un'intervista a uno che sta al museo. Davanti al mattatoio c'è attualmente, da qua si vede, c'è il monte di Testaccio, è Monte dei Goci, poi ti racconto un po' la storia del Monte dei Goci. Bello. Se vuoi, eccetera. E quella costruzione che vedi lì praticamente è il mercato di Testaccio, che era anticamente a Piazza Testaccio, poi è stato spostato al posto di una costruzione, di una serie di costruzioni interessantissime, che erano i villinetti. I villinetti erano delle costruzioni appositamente costruite per i dipendenti del mattatoio, i dipendenti dei mercati generali, eccetera, e avevano fatto queste costruzioni che erano peraltro divertentissime, perché erano delle piccole villette, infatti si chiamavano i villinetti, a due piani, ognuno dei quali aveva un giardino. Parliamo di che epoca? Diciamo, i villinetti probabilmente sono del 1925, una cosa del genere. Vabbè, per sentirlo dire allora. Sì, tu. Sì, no, ma perché c'è nato mio nonno. Ah, ecco. C'è nato mio nonno. E io andavo a trovare sia mio nonno che mia zia, che praticamente era rimasta ad abitare lì, e ci aveva questo giardino praticamente, dove mio nonno c'aveva le oche, c'aveva i polli, le galline, eccetera. Mi divertiva da morire, c'aveva i conigli, mi ricordo, allevava i conigli. E una cosa bizzarra è stata che all'interno di questo giardino, adesso arriviamo quasi in prossimità, così ti faccio vedere esattamente dove sta questo posto,
Allora, più avanti, laggiù a limitare appunto del mattatoio, c'erano questi villinetti di fronte. Adesso hanno costruito il mercato invece al posto di questi villinetti. Questi villinetti sono stati abbattuti, non capisco per quale motivo, perché rappresentavano secondo me un'eredità storica, che per esempio alla Garbatella sono rimaste queste casette degli anni 20, praticamente, che sono deliziose, che ormai chi ce le ha, c'ha un patrimonio incredibile. Invece qui hanno pensato bene di abbatterlo ed è stato questo posto abbandonato per circa 30 o 40 anni. Ci avevano fatto un campo da gioco praticamente, che poi è stato sostituito, ti ripeto, dal mercato. Allora, questa è la costruzione che mi ha dato i Natali, in un certo senso, praticamente. Qui al numero 96 di Via Bononi sono nato io, e per la precisione 1, 2, 3, il terzo piano lì all'angolo era casa mia, dalla quale io guardavo e muovevo i primi passi da bambino. Com'era crescere negli anni del dopoguerra qui a Testaccio? Guarda, io mi sono trovato benissimo, io ritengo di aver avuto una grandissima fortuna, che è stata quella appunto di vivere in questo quartiere, che più che un quartiere è un paese. Questo è un paese dove ci si conosce tutti. Certo, adesso si è un po' imborghesito, adesso per esempio qui risiedono dei personaggi storici, dopo qualche nome te lo farò, praticamente da Favino a Valerio Mastrandrea, che adesso però si è trasferito a Trastevere, ma è stato qui per un sacco di anni. C'è il giornalista Ferrara, c'è l'onorevole Letta. Allora, questo, ti ripeto, è il mercato di Testaccio, dove c'erano questi villinetti che non erano più alti di quella costruzione che vedi. Quindi erano due piani, divertentissimi peraltro, approfittiamo, e ognuno di loro aveva appannaggio un giardino, all'interno del quale mio nonno praticamente ha costruito una barca. Addirittura io mi ricordo questa cosa come un'immagine magica. Nel giardino ha costruito una barca? Nel giardino lui ha costruito una barca, poi l'abbiamo messa su un carrello, l'abbiamo portata giù in fondo, e giù in fondo c'è il fiume Tevere. L'abbiamo mandata giù, c'erano dei declivi praticamente, si potevano utilizzare in marmo. Abbiamo sceso la barca lì e a remi l'abbiamo portata fino all'idroscalo. Dove... Anni 50. Sì, anni 50, esattamente. Io mi ricordo questo viaggio praticamente fatto con mio nonno a remi, logicamente, attraverso tutto il percorso del Tevere, fino ad arrivare all'idroscalo dove hanno ammazzato Pasolini praticamente. E Fiumara Grande si chiamava all'epoca, e mio nonno lì praticamente c'aveva una piccola casetta di legno con questa barca che ha messo in acqua, e con la quale si andava a pesca, e all'epoca si prendevano dei pesci addirittura commestibili praticamente. Per esempio, questo posto c'ha una magia particolare, adesso un pochino si è persa, diciamolo francamente, però ti posso garantire che andare sul Monte dei Cocci, dopo ti spiegherò, lo sai, insomma, Monte dei Cocci nasce da tutto il materiale, diciamo, di scarto delle otri in coccio, nei quali venivano conservati vini, oli, eccetera. E poi depositati praticamente al Porticus Emilia, che è un luogo a ridosso del Tevere. Dopodiché questi odori, che rimanevano impregnati di olio, di vino, eccetera, non potevano essere più utilizzati, allora li rompevano praticamente, e ci hanno realizzato questa discarica, che è diventato praticamente un luogo storico, il Monte dei Cocci. Se andiamo un pochino più avanti si vede esattamente come è realizzato il monte, e cioè sono tutte anfore romane rotte, poi il tempo, il vento, la polvere, la terra ha realizzato un vero e proprio promontorio ed è diventato lo storico Monte di Testaccio. Questo invece è il mattatoio. Esattamente, questo è il mattatoio. Dunque, Orazio Giustiniani
era un poeta romano che praticamente dimorò appunto dal 7 febbraio 1911 al 2 aprile 1919 in questo posto, praticamente, quando la sua vita pochi mesi prima, minacciata da mano omicida, repentinamente si spense. Questo poverino che risiedeva qui, evidentemente in qualcuno di questi uffici del mattatoio, subì un furto. Lui si spaventò e si buttò dalla tromba delle scale. Quindi non è morto l'infarto? No, assolutamente. Incredibile, il ricordo del cittadino, del funzionario esemplare e del poeta gentile. Ecco, non abitava qui, ha lavorato presso il mattatoio di Roma ed era questo poeta praticamente, Orazio Giustinian. Ma voi bambini venivate a giocare? Assolutamente, non solo, ma la cosa incredibile era che noi venivamo a vedere, adesso lo raggiungiamo, il campo boario dove venivano portate le bestie da mattare praticamente, quindi queste mucche, i tori eccetera, venivano portati in questo campo boario e noi bambini venivamo a visitare questi animali che da lì a poco sarebbero stati mattati. Ma eravate consapevoli della fine che facevano? Beh sì, purtroppo sì, perché si sapeva addirittura che c'era un vero e proprio boia degli animali che era conosciuto. All'inizio mi ricordo addirittura uccidevano queste bestie, le uccidevano con delle mazze, delle cose, vabbè. Poi si sono specializzati e hanno praticamente utilizzato una pistola, per cui almeno non li facevano soffrire più di tanto. Quello che vedi dietro praticamente è il monte dei Cocci, realizzato con quelli che vedi, che sono dei reperti archeologici messi uno sull'altro, che praticamente rappresentano il deposito che realizzavano gli antichi romani quando gli otri appunto venivano poi dismessi, rotti e depositati qua. Che poi sembrano messi in perfetto ordine. Guarda, c'è un punto più avanti dove puoi vedere esattamente questa geometria. Guarda, eccolo qua, guarda, da qua si vede benissimo. Vedi? Eh sì. Sembra un muro di Cocci, che questo è tale, poi la vegetazione si è impossessata di tutto. E ha legato il tutto. Assolutamente. Evitando che franasse. Adesso entriamo un attimo in quello che era l'ambito del mattatoio dove venivano stipate le bestie. Vedi queste sbarre delimitano il percorso che facevano gli animali. E qui all'interno, dove come dicevi tu avrebbero dovuto realizzare un polo multiculturale, policulturale, ecco, questi erano i depositi, quelli che si intravedono lì, dove venivano stipati gli animali e poi purtroppo mattati. Mattatoio che poi si è spostato, adesso non mi ricordo esattamente se sta sulla Prenestina, mattatoio ufficiale, quello dove. E questo è rimasto un posto dove io peraltro vengo a studiare i miei copioni. Perché qua praticamente c'è una pace, come puoi ben vedere, non c'è nessuno. Ma al di là del passato parlaci anche del presente, se stai vivendo in maniera intensa il quartiere. È una cosa carinissima è stata che tornare dopo 40 anni ed essere accettato come se io non fossi mai andato via. Questa mi ha fatto molto piacere. È vero che la mia realtà è facilitata da una cosa. Apparendo io in televisione, nei film, eccetera, le persone mi hanno seguito nel mio invecchiamento. Non è come ritrovarsi dopo 40 anni e non riconoscersi, come questo, capita delle volte. Questo capita spesso. Esatto. La gente ha seguito come io stessi invecchiando. E quindi quando sono arrivato, loro è come se mi avessero sempre avuto vicino, praticamente. Hanno visto il mio evolvermi o involvermi, che dir si voglia. E quindi sono ritornato praticamente tra loro, che ho trovato mostruosamente invecchiati, quindi mostruosamente invecchiato pure io, però loro mi hanno fatto un certo effetto, io a loro meno, perché loro avevano seguito, ripeto, il mio invecchiamento e quindi sono ritornato e sono stato accolto assolutamente come se non mi fossi mai mosso da testaccio.
Questo ha fatto sì che logicamente io abbia rielaborato un certo tipo di rapporto con loro. Adesso loro mi seguono, mi vengono a vedere quando faccio gli spettacoli. Per quanto possibile sfrutto i teatri di Testaccio, ce ne sono, mi pare, se non vado errato, 6-7 di teatri, e approfitto di questo perché così lavoro in casa, gioco in casa praticamente. C'è un fascino particolare, devo dire, almeno per quanto mi riguarda. Io ci vengo spesso, ti ripeto, a studiare, a rilassarmi, ad incontrare delle persone, non a caso il primo posto dove t'ho portato è il mattatoio, perché c'ha questa struttura, questa architettura che è molto particolare. Ci hanno girato non si sa quanti film qua praticamente. Anche tu? No, sai che io... Capita spesso che uno... Sì, no, ma ti dirò di più che... nei luoghi quelli che mi sono più comuni eccetera non ho lavorato, e poi sono andato a lavorare in tutto il mondo praticamente. Incredibile. Io comincio la mia carriera nel giugno del 1968. Mamma mia. E succede questo. Allora, devi sapere che qui a Testaccio c'erano poche possibilità di carriera. Una era quella presso il mattatoio, l'altra era ai mercati rionali, praticamente c'era questo mercato rionale importante di Testaccio, dove andavi a fare per esempio anche il pescivendolo, e c'era un ottimo mercato ittico a Testaccio. Un'altra cosa era la malavita, che ha dato praticamente i natali a tantissimi, Testaccio ha dato i natali a tantissimi personaggi storici della malavita romana. E non è fiction? No, assolutamente, assolutamente. Interessante poi questa cosa che hai detto, perché siccome li conosco tutti, mi hanno detto che la fiction non gli rende giustizia, in un certo senso. E l'ultima cosa era fare la comparsa. E io praticamente ho cominciato la mia carriera facendo la comparsa al Teatro dell'Opera di Roma, dove addirittura facevo il negro nella Ida, con gli occhi azzurri, ero l'ideale praticamente. Che cosa succede? Un giorno praticamente quello che oggi definiremmo un talent scout, un ricercatore di artisti eccetera, ci comunica che ci sarebbe stata una selezione l'indomani praticamente al teatro al Teatro Quirino a Roma, e si sarebbe interessato di questa selezione Paolo Stoppa. Siccome io ero già un appassionato, perdonami, si sente sottofondo probabilmente una musica che viene dalla scuola di musica di Testaccio, che è interessantissima, una scuola che c'è da anni, eccetera. Perché se no dici, ma che è sta musica? Allora, che cosa succede? Io la mattina, puntualmente, verso le 8 mi pare, 8 e mezzo, mi presento al Teatro Quirino di Roma. E trovo che c'era pochissima gente, anzi eravamo un paio probabilmente. Dico, ah, meno male, questa selezione forse mi va a genio, dico, perché saremo in pochi. Questo aveva comunicato questa cosa a tantissimi colleghi, amici che facevano con me la comparsa di Teatro dell'Opera. Cioè, c'è questa selezione per uno spettacolo di Paolo Stoppa. Quello non aveva capito nulla. Lo spettacolo non era appannaggio di Paolo Stoppa, ma bensì di Alessandro Fersen, regista storico della letteratura ebraica, eccetera, e si sarebbe svolto al Valle, che è stata tutt'altra parte rispetto al Quirino. Faccio una corsa mostruosa, arrivo al Valle e trovo centinaia di persone in fila che aspettavano di fare questa selezione. Alessandro Fersen chiama tutti i presenti e dice: signori, chi supera il 1,70 m può andare a casa, mi serve gente sotto il 1,70 m. Io sono 1,72 m, ho fatto leggermente così e ho detto speriamo non se ne accorga, e rimango praticamente selezionato. Il 50% dei presenti viene escluso. La maestra di canto che si doveva occupare di questa operazione, che poi era il Golem di Alessandro Fersen, un'opera storica praticamente di Alessandro Fersen, dice: allora, Lidia Agosti, che insegnava all'Accademia Silvio D'Amico all'epoca, cioè, chi sa cantare rimanga. Badate bene, ho detto chi sa cantare, non canticchiare, cose. Si crea un ulteriore
selezione praticamente, e un altro 50% dei 50% va a casa. Io rimango lì perché praticamente un pochino sono intonato. Che succede? Sento che quelli che si erano diciamo proposti per fare le prime audizioni cantavano quasi esclusivamente a chi di Fausto Leali, che all'epoca andava alla grande nel 68. Vedo che la Lidia Agosti storceva il naso, non era contenta di queste esibizioni. E allora, quando tocca a me, mi ergo nella mia possanza, rischiando di essere sgamato, che ero 1,72, e gli canto "O sole mio", che non ti vado ad intonare perché mi sembra troppo, praticamente. Siccome canto da tenore, la Lidia Agosti impazzisce e dice: "Alessandro", lei era rumena, "Alessandro, tu devi prendere questo ragazzo che tiene tutto coro su con sua voce". Guarda là, Alessandro Ferse la guarda e dice: "Guarda, Lidia, aspetta, perché io questo non ho mai visto, non so se sta in piedi su un palcoscenico". Mi fa fare una specie di provino, evidentemente il provino è andato bene, e io nel 1968 ho debuttato alla Pergola di Firenze, nel teatro che era uno dei teatri più belli di Firenze, la Pergola, nel Golem, a fianco o in mezzo alla gota del teatro italiano. A 20 anni. Glauco Mauri, Mariano Rigillo, Antonio Crast, Carlo D'Angelo, dei mostri sacri, dai quali praticamente poi ho preso l'ispirazione, praticamente, eccetera. E da lì non mi sono mai più fermato, dal 1968. Fantastico. Perché questa fontana è stata smontata e rimontata praticamente varie volte, perché è nata costruita dall'architetto Lombardi intorno, se non vado errato, intorno agli anni 30, al centro di Piazza Testaccio praticamente. Poi intorno hanno costruito il mercato, l'ortofrutticolo, ittico, eccetera, e allora hanno pensato bene di smontare la fontana, che è di pietra, l'hanno smontata a pezzi, un po' come il Lego, l'hanno numerata e l'hanno portata a Piazza dell'Emporio. Piazza dell'Emporio è a Via Marmorata praticamente, sempre qui nel quartiere, però è abbastanza defilata e peraltro poco apprezzata, perché sai, una cosa è la piazza dove andremo adesso, dove è tornata indietro, adesso esattamente l'anno non me lo ricordo, però insomma una decina d'anni fa è stata riportata nel luogo originario dove era nata questa fontana, quindi è stata montata e rismontata varie volte praticamente. Wow. E la cosa interessante è stata vederla smontare e rimontare a pezzi, numerati praticamente e spostati da una parte all'altra del quartiere. E qui sono nate un paio di commedie divertentissime che mi sono permesso di scrivere. Una era Cristoforo Colombo, una storia terra terra, che può essere interpretata in due maniere, o terra terra, a secondo i punti di vista, ed era la storia del primo emigrante italiano in America, perché come saprai Cristoforo Colombo è andato in America 4 volte, non una volta sola, ha fatto 4 viaggi, e io dicevo nella storia che ho scritto che era il primo emigrante italiano che partiva con la valigia di cartone legata con lo spago e si era fatto una famiglia in America, per cui i viaggi che ha fatto non erano per motivi politici, economici, eccetera, ma perché andava a trovare la famiglia in America e poi tornava. E un'altra commedia che ho scritto, sempre ispirata appunto da questo posto, è stato Sesso Assicurato, che nel titolo lascia intendere chissà che cosa, e invece era semplicemente la storia di due assicuratori che non fanno più una polizza e si mettono a produrre un film hard d'autore. Questi li ho, ti ripeto, li ho in un certo senso creati all'interno di questo percorso. E poi sei riuscito a mettere in scena? Assolutamente, peraltro con grandissimo successo. Il Cristoforo Colombo è stato pensato e realizzato per le Colombiadi, che era nel 1992, erano 500 anni dalla scoperta dell'America, che è il 12 ottobre 1492. E avrebbe dovuto avere uno sviluppo addirittura internazionale questo spettacolo. Poi le Colombiadi si sono rivelate un flop,
non gliene è fregato niente a nessuno di Cristoforo Colombo, come non gliene frega niente più, non solo, ma come saprai in America hanno abbattuto le statue di Cristoforo Colombo. E io che sono nato il 12 ottobre, ecco perché c'ho questa, diciamo, questo feeling con Cristoforo Colombo, e sono anche abbastanza deluso di questa cosa, perché per me Cristoforo Colombo era un po' un richiamo alla... Allora, vediamo un po'... no, alla prossima arriviamo direttamente sul sulla piazza principale, diciamo. Stiamo approdando a Piazza Testaccio, praticamente, che è questa agorà bellissima che hanno realizzato da qualche anno. Quella e che vede la famosa Fontana delle Anfore. La fontana che hanno smontato e numerato. Esattamente, esattamente. Pensa che quando la stavano ricostruendo c'erano tutti i pezzi qui e io mi chiedevo ma ce la faranno a ricostruirla per com'era, però sono stati intelligenti, si sono numerati i pezzi. Ah, sì, perché... non sono fregati. Ah, no, è vero, è vero. Tu sei stato presente, non vorrei dire nella maggioranza, ma quasi, dei cinepanettoni, dei film, assolutamente, dei vari Vanzina. Assolutamente. E ti dirò di più, il motivo è questo, a parte vabbè, il rapporto con Neri Parenti, con il quale ho fatto 11 film, eccetera, forse qualcosa pure di più, ma la cosa particolare è stato il rapporto con i Vanzina, che io adoravo e adoro Enrico, che è rimasto praticamente. E è successo questo, che sono stato scritturato da Steno, il loro papà, per un film con Bud Spencer. Allora io dico sempre questo, che io parlo tutte le lingue ma non le capisco, nel senso che io ho recitato in italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco, senza capire cosa dicevo praticamente, a parte l'italiano. Io imparo tutto a memoria, mi faccio aiutare dai dialoghisti che ti danno la pausa giusta, l'intenzione giusta, eccetera, e recito, e vado come un pappagallo. Allora vado sul set del film che stava realizzando Steno e dovevo fare una specie di intervista, facevo il ruolo di un giornalista e faceva un'intervista particolare, eccetera, ed era un bel papier in inglese. Io mi faccio aiutare da un dialoghista, era il dialoghista di Bud Spencer, mi ricordo, che mi aiutò nella preparazione di questa cosa. E arrivo sul set e Steno mi fa, dice, allora la facciamo a pezzi perché è lunga la cosa. Dico, senta maestro, facciamo così, facciamo una prima girata, diciamo prova girata, e vediamo come va. Faccio questa prima prova girata, Steno blocca il set e dice, signori, applauso a Stefano Antonucci, mi ha fatto buona la prima, teniamo questa. Questa cosa evidentemente l'hanno risaputa i Vanzina e è nata una simpatia, diretta o indiretta, eccetera, per cui praticamente loro mi chiamavano sempre a fare dei cammei, delle cose deliziose nei loro film, praticamente. E devo dire che ho rimpianto tanto Carlo, perché c'era questo rapporto con Carlo Vanzina, si arrivava sul set la mattina alle 8, alle 9 lui faceva il primo Chuck, alle 2 potevi andare a casa tranquillamente. Ho girato un film con lui a Saint-Tropez, mi ricordo, la mattina convocazione alle 8, alle 9 si faceva il primo Chuck, alle 2 tutti al mare, come ho fatto una decina di giorni al mare a Saint-Tropez, come un principe praticamente. Grazie Enrico Vanzina. Poi hai fatto tanti film con Villaggio. Ho fatto 11 film con Villaggio, 11 film, tra cui pure La voce della luna, per la regia di Fellini. E il quale Fellini un giorno mi è venuto vicino e mi ha detto, Antonucci, come si chiama lei? Dico, maestro, Stefano mi chiama. E che cazzo, li chiamate tutti diversi, quello Roberto, quello Francesco, quello Faber. Questo era Federico Fellini. Perché tanti film con Fantozzi e con Villaggio? Ma sinceramente non lo so, nel senso che è nata evidentemente questa collaborazione con Neri Parenti. Lui sapeva che io potevo fare la qualunque, perché ho fatto il prete, il giudice, il rappresentante, il collega di Fantozzi, eccetera. E quindi evidentemente il pompiere,
Aspetta, ho fatto una cosa carina in scuola di ladri, sempre con i parenti, dove facevo un controllore delle ferrovie, praticamente, che viene buttato dal treno da Fantozzi, che poi non era Fantozzi, era scuola di ladri, però c'era sempre Paolo Villaggio protagonista. E mi ricordo questa cosa che a Neri piaceva questa cosa, che non volevo mai che mi si sostituisse con le famose, con gli stuntman eccetera, e mi sono fatto buttare dal treno realmente, perché io ho detto scusate, lo stuntman si butta perché sa che non si fa male, no, mica è pazzo, per cui voi mi dite dove mi devo buttare, dove ci saranno già posizionati i materassi, le cose, i cartoni, e voi mi fate un segno, io mi butto là, praticamente c'è, mi sono buttato dal treno, mi sono divertito da pazzi a fare queste cose. Bella efficienza! Ma sa che lì? A mia pietà, mi faccia la domanda di riserva. Ma che domanda di riserva? Mi dia nome, cognome e indirizzo. Ah, questo? Aspetti, non suggerisca. Dunque, il nome... Ma io lo faccio alla porta, numero di matricola. Ah, matricola 1! Ah! Faccio sapere il resto. Mi sono divertito tantissimo a lavorare con Villaggio, il quale non era un personaggio semplice, devo dire. Personaggio probabilmente umanamente un po' difficile, però era un grosso professionista, per cui quando stavi sul set tu sapevi la tua, lui sapeva la sua, si faceva presto, si finiva velocemente. E sono molto divertito a fare i Fantozzi, devo dire. E poi non solo, ma mi hanno dato una notorietà mostruosa, nel senso che c'è stato un momento, mi sono cominciato ad arrivare delle richieste di fotografie e di autografi dalla Spagna. E dico, ma perché dalla Spagna? Allora devi sapere che in Spagna ci sono i fan club di Stefano Antonucci, cosa che non ci sono in Italia, perché evidentemente secondo me i Fantozzi sono molto seguiti, Villaggio era seguito, era considerato un mito, e io sto in 11 di quei film, per cui è chiaro che... Sei della famiglia? Sì, assolutamente, sono stato considerato un po' un eroe da loro. Se con Villaggio non hai legato, mi sembra di aver capito, fuori, con chi invece hai legato fra i tanti protagonisti che hai seguito? Beh, diciamo che mi sono trovato bene con Benigni. Tu hai fatto Il Piccolo Diavolo? Sì, ho fatto Il Piccolo Diavolo, ho fatto anche Johnny Stecchino, e un'altra persona con la quale mi sono trovato benissimo a lavorare è stato a Alberto Sordi, con il quale ho fatto una cosa particolare, se ne sa poco perché è stato realizzato per i mondiali del 90, e quindi nel 1989 io ho fatto una cosa straordinaria, ce l'ho praticamente custodita in cassaforte, che è un video con Alberto Sordi, dove Alberto Sordi interpreta un novello Nerone e io un custode dei Musei Vaticani, e lui praticamente vuole dare fuoco a Roma e io cerco di distoglierlo da questo progetto, e lui dice io voglio dare fuoco a Roma perché Roma è diventata una cloaca, è diventata un posto invivibile, c'è il traffico, la sporcizia, le cose eccetera. Questo risale all'89, non è cambiato niente da allora a oggi. Poi c'è Verdone. Con Verdone ho fatto veramente un'apparizione in Acqua e Sapone, che però mi è valsa una stranissima notorietà, cioè la gente dice hai lavorato con Verdone, dico sì, siamo sicuri. E infatti poi non ho avuto più l'opportunità di lavorare con Verdone, perché poi sai le alchimie cinematografiche sono stranissime praticamente, per cui ho lavorato più con persone con le quali non ho nessun tipo di rapporto, e con Verdone che invece insomma c'era simpatia, c'era cosa, non ho più avuto modo di rilavorare. Tu sei un po' un tramite anche fra i comici della televisione e del cinema di ieri e di oggi. Recentemente sì, hai avuto anche Lil e Greg, che sono esplosi un po' tardi, ma sono esplosi adesso. Assolutamente. E mi dai il là per una cosa, tu dici sono il tramite tra una generazione e l'altra, è vero, e la cosa incredibile è che adesso io sto vivendo una seconda esperienza nell'ambito, nel senso che sto lavorando con i giovani registi, con quelli che stanno approdando adesso a questo mestiere, perché purtroppo diciamo i referenti ufficiali che erano Luigi Magni, che erano Ettore Scola,
Carlo Vanzina, lo stesso Pingitore, eccetera, un po' per un motivo, un po' per un altro, si sono fermati. Qualcuno non c'è proprio più. E quindi mi sono ritrovato un po' tagliato fuori, se vogliamo, da un certo tipo di cinematografia. E che cosa è successo? Sono stato ricercato a questo punto dai nuovi registi che mi hanno apprezzato attraverso i film che io ho fatto, come citavi tu, sono più di 100, e si sono accorti che probabilmente se sono ancora capace di stare in piedi davanti a una telecamera, davanti a una macchina da presa, evidentemente il mestiere non l'ho dimenticato, e quindi mi sfruttano per l'esperienza che mi porto dietro. Ed è interessante lavorare con i giovani, anche con i meno giovani. Per esempio, ultimamente ho fatto un film che mi è piaciuto tantissimo con Mario Sesti, critico cinematografico importantissimo, eccetera, che alla sua prima esperienza cinematografica mi ha chiamato a realizzare un personaggio, un padre, si chiama Padre questo film, e dove io faccio un padre un po' infame, e dove però mi sono divertito tantissimo. E ti ripeto, lavorare con quelli che approdano da poco alla cinematografia mi diverte tantissimo, perché mi permette di portare la mia esperienza a suffragio, ad aiuto di questi nuovi registi, di questi nuovi... Prima hai usato una parola maestro riferita ad alcuni grandi. Quando si diventa maestro? Guarda, io quando mi capita qualche volta che mi chiamano maestro dico no, guarda, io sono bidello, sono rimasto bidello praticamente, perché maestro dovrebbe essere uno capace di insegnare. Io purtroppo non so insegnare niente a nessuno, anche perché rifacendomi all'insegnamento appunto di Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai e questo mestiere non si finisce mai di impararlo. È vero che chiaramente avendo questa esperienza mi ritrovo oggi ad essere prezioso in certe circostanze, perché quando uno dei miei figli, Federico Antonucci, che sta realizzando una serie per conto di Duccio Forzano, lo cito perché io sono sempre molto critico sia nei miei confronti che nei confronti per esempio di Federico, che 10 anni fa mi ha detto: papà, vorrei fare il tuo mestiere. Io ho detto: tu sei impazzo. Però mi sono accorto che Federico ha delle potenzialità addirittura migliori di quelle del padre, e ultimamente sta realizzando una cosa. Mio figlio, durante il lockdown della famosa pandemia, si è chiuso in casa, come stavamo un po' tutti quanti, e ha realizzato un prodotto che si chiama La vita è una ciabatta, facendo parlare i suoi cani, i suoi gatti, i pesci rossi, eccetera, che c'aveva, e ha dato vita a questa striscia che si chiama La vita è una ciabatta. E Duccio Forzano se ne è accorto, oltre a Duccio Forzano anche milioni di persone, e gli hanno tributato un buon successo, il successo di questo tecnologico, di questo, dico tecnologico perché ti faccio vedere io come sto sistemato, lo devi sapere perché è importante. Cioè, no, mi hanno detto che hai un telefono... Sì, esatto, questo a carbone praticamente, e ne sono fiero, è il mio vanto. E allora praticamente nella nuova tecnologia tu sai che insomma si realizzano delle cose con una certa agilità. Diciamo, agilità, se vogliamo. Come questa intervista. Esattamente. E mio figlio praticamente ha realizzato questa cosa che è piaciuta molto, ci ha avuto un grande riscontro numerico. Segui il cane che alla fine mi porta la ciabatta. Penso che sia molto importante per lei portarmi la ciabatta, ma la porta sempre. E Duccio Forzano gli ha commissionato una nuova serie che si chiama La vita è una monnezza. Praticamente, dove lui racconta la sua storia di ex Speedy Pizza, perché ha fatto lo Speedy Pizza per anni, e quindi praticamente racconta questa cosa con delle esperienze interessantissime, compresa quella del padre. E lui, cioè, in una puntata racconta la vita del padre che praticamente lo conduce alla, non so se possiamo fare la pubblicità, Exequia praticamente, che mi ha regalato questo bellissimo portachiavi, dove faccio vedere a mio figlio la bara che vorrò per la mia dipartita, con gli interni che scelgo di un certo colore, di una certa cosa, e sulla bara ci vorrò un elmo inchiodato, un elmo che dà un certo tono praticamente alla cosa. E lì mio figlio che mi guarda e mi dice: papà, te sei scemo praticamente. Stefano, differenza fra la televisione, i film al cinema e i film in televisione. Dobbiamo prendere
Allora, sono due forme d'arte completamente diverse. Non ti nascondo che io penso, senza peccare di vanagloria, di essere uno degli attori, degli artisti più capaci di fare televisione. Perché tu devi sapere che la televisione non è quello strumento che tu c'hai in mano in questo momento con il quale mi riprendi, ma è quello che c'è dietro, ci sei tu. Allora, se io non convinco te, non ho convinto quelli che stanno guardando in questo momento la televisione. Io facendo la televisione ne ho fatta tanta, fortunatamente, ho fatto Indietro tutta con Renzo Arbore, ho fatto La piscina con Alba Paglietti e Oreste Lionello, che peraltro, perdonami, questa la devo dire, tu devi sapere che nella piscina, che era questo programma che andava su Rai 2 la sera, praticamente ogni artista presentava quello che veniva dopo. Eravamo un numero di artisti, praticamente c'era Alba Paglietti, Tony Garrani e il figlio di Ivo Garrani, poi c'era appunto Oreste Lionello, che per me era un mito perché io lo ascoltavo alla radio quando non c'era ancora la televisione. Oreste Lionello ha voluto praticamente esibirsi prima di me per avere l'onore, diceva lui, di presentarmi dopo. Io facevo un critico di film porno, praticamente, divertentissimo, devo dire. E questo mi valse un grosso riconoscimento anche da parte del direttore di Rai 3, che si complimentò per, insomma, per il mio lavoro, eccetera. Dicevo questa cosa perché la televisione funziona in questa maniera: non è quello strumento che tu c'hai davanti che ti riprende, è quello che c'è intorno. Io guardo quelli che stanno intorno, che sono le famose maestranze, dall'operatore alla truccatrice, alla sarta, eccetera. Se loro sono interessati a quello che sto dicendo, sto vincendo, altrimenti sto parlando con uno strumento che è morto, perché è uno strumento freddo, eccetera. E molti dei miei colleghi questo non lo hanno capito, e io li vedo con l'occhio sbarrato, con l'occhio vacuo, che praticamente non hanno capito che la televisione è uno strumento che va fatto attraverso le maestranze, non attraverso lo strumento in sé. Per quanto riguarda la differenza, è chiaro che il cinema ha la sua magia, perché il cinema è fatto in luoghi, in situazioni che non sono studi in linea di massima, e dove c'è una partecipazione diversa, dove c'è anche una possibilità diversa, che è quella di avere un copione, uno scritto che può essere studiato prima. La televisione spesso la si fa così, improvvisando, facendola in diretta, che peraltro mi piace molto. Ti racconto questo aneddoto perché è simpaticissimo. Io facevo la televisione con Michele Mirabella e Tony Garrani, facevamo un programma che si chiamava Vedrai, che erano i programmi annunciati della Rai, eccetera, e c'erano degli ospiti che arrivavano. Io, Tony Garrani e Michele Mirabella eravamo il trio portante di questa trasmissione. A un certo punto c'era Michele Mirabella che si accorge che c'era il regista, il marito di Claudia Cardinale, Squittieri, che doveva intervenire praticamente come ospite, e mentre stavamo parlando, del più del meno io e Michele Mirabella, mi accorgo che Michele Mirabella c'ha l'occhio distratto praticamente perché guardava l'arrivo di Squittieri. Io lo prendo per un braccio e dico: Michele, sto a parlare con te, questo in diretta. Ha fatto sì che Michele Mirabella mi abbia odiato, però è venuta fuori una gag molto simpatica. La magia che c'ha la sala cinematografica non ce l'ha lo stare a casa su un divano, anche perché il più delle volte quando stai a casa sul divano o ti assopisci, o vai a fare la pipì, o senti i rumori del vicino, oppure c'hai anche altre cose da fare, tipo per esempio si fa la ginnastica, mentre c'è. Vuoi mettere con l'attenzione che tu presti invece quando hai pagato un biglietto, sei seduto in una sala cinematografica, c'è quell'atmosfera con quel surround, adesso non mi ricordo esattamente come si dice in inglese, e c'è, ti ripeto, una partecipazione diversa, nonché il fatto che chiaramente la pellicola c'aveva una magia che oggi non c'ha la tecnologia moderna, perché sì, per carità, si sono fatti passi da gigante, perché tra i primi film realizzati non in pellicola, in elettronica, e quelli di adesso c'è una bella differenza. Francamente ti posso garantire che vedere la macchina da presa che era così, ed essere invece quello strumentino che tu c'hai adesso con il quale mi stai riprendendo, le dimensioni contano, dici? Capisci? Anche la forma. Sì, assolutamente. Trastevere, quartiere bellissimo dove io vado spesso, eccetera, però è un quartiere di transito.
Testaccio è un quartiere cintato, recintato, da che cosa? Da questa via, che è via Marmorata, che parte dalla piramide e arriva a Porta Portese, dal fiume che la cinge per più di due quarti praticamente, e dal mattatoio dove siamo stati prima, che chiude con il monte di Testaccio. Quindi è un quartiere recintato dal quale non si può praticamente uscire, o meglio, se si passa per Testaccio ci si deve venire, non è che si transita, a parte via Marmorata, questa strada importante di collegamento, storica peraltro, perché prende il nome dai marmi che venivano lavorati qui in questa strada, via Marmorata, e che poi tra l'altro è a ridosso dell'Aventino, uno dei quartieri più belli di Roma, dove io sistematicamente la sera vado a fare la mia passeggiata dopo aver cenato, che mi serve per rilassarmi, per digerire, perché è tutta in salita e si arriva praticamente... È uno dei tuoi segreti per tenerti in forma. Assolutamente, assolutamente. E quindi praticamente io la sera vado a fare questa bella passeggiata al Parco degli Aranci, che sovrasta appunto l'Aventino, dal quale si vede un panorama di Roma bellissimo. E adesso, se vuoi, facciamo un pezzetto di questa via Marmorata. Ti vorrei portare, in ultima analisi, a visitare quest'area archeologica all'interno della quale abito. Ah, ecco, mi ha messo curiosità. Prima mi hai messo curiosità. Noi stiamo vedendo una parte di quel sito archeologico, che è quell'arco laggiù, arco romano, che arrivava fino in fondo, cioè fino praticamente dove... abito io. Siccome ti ho citato, faccio un saluto, perché Pino Pavia, un nome e una garanzia. Scusa. La rima, sei fatto per la buitoni. Ciao Pino, grazie. Potresti pure salutare però. No. Altro personaggio storico di Testaccio, il povero Tommy, il povero Tommy, vecchio funzionario delle Ferrovie dello Stato, di cui lui si occupava praticamente delle pubbliche relazioni con il cinema addirittura, quando facevano le riprese all'interno delle stazioni, eccetera, lui si occupava di tenere i contatti, capito? Gentaccia di questo quartiere, lasciamo lo ricevi, che è un paese, infatti, esatto, assolutamente quello che ciao dicevi. Faber Cucchetti, ciao. Ciao. Poi se vanno una chiacchierata. Sì, bene. Volentieri. Ciao Tom. E questa è la vita che si conduce in questo paese, praticamente. Ma tu la conduci così felicemente perché sei un personaggio positivo, anzi sei un uomo positivo. Sì, l'atteggiamento tuo è probabilmente quello. Sì, perché effettivamente devo dire che ci sono tantissime persone che invece evidentemente sono più chiusi. Sì, non solo, ma sono invecchiati male. Cioè io ho visto, pensa che io mi sono cominciato a divertire nella mia vita a 50 anni. Cosa vuol dire? Signora. Spiegami bene questa cosa qua. Perché... Allora, io penso che l'essere umano fino a 50 anni è preoccupato del suo futuro, praticamente, perché deve mettere su famiglia, deve trovare un lavoro, ha le responsabilità nei confronti dei figli, eccetera. Quando questo va un po' scemando, nel senso che a 50 anni si presume che uno abbia sistemato i figli, se ne ha, abbia sistemato anche la sua posizione, diciamo, anche economica, eccetera. E allora è quello il momento giusto per cominciarsi a divertire. E a me, per esempio, è successo questo. Io dai 50 anni in poi ho avuto delle esperienze straordinarie, mi sono divertito. Io mi sono sempre divertito, dico la verità, sai quando mi chiedono dove vai in ferie quest'anno? Dico, ma in ferie ci va chi lavora, non mi ha lavorato in vita mia. Io non ho paura della vecchiaia, nel senso che io mi diverto da impazzire ad essere vecchio, perché fa sì che... Sei in una salute fantastica, grazie ai numi. A parte quello, però quando mi dicono, quando lavoro con i giovani, mi dicono, ma tu c'hai un'energia particolare, ma come fai qua e là? E dico, ragazzi, non lo so, intanto il mio lavoro mi aiuta molto, nel senso che io sono un patito, addirittura sono un patologico, perché la mia compagna mi dice che io praticamente... Prima di tutti lo dice mia mamma, che peraltro c'ha 101 anni, la saluto. Congratulazioni, Silvana, dalle un bacio. Tieni duro. E praticamente mia mamma ha sempre detto alle mie compagne che praticamente io avevo l'amante fissa, che era il teatro, ed è vero, diceva teatro, ma era teatro, cinema, televisione, quello che sia. E praticamente
questa cosa mi ha tenuto in vita, perché io mi approccio, adesso ultimamente sto preparando per la regia di Stefano Messina, che peraltro è il tenutario del Teatro Vittoria che stiamo attraversando in questo momento, e Stefano sta curando la regia di uno spettacolo che si chiama Meravigliosamente, dove io interpreto il ruolo di un vecchio affetto da Alzheimer, e mi diverte da impazzire sta cosa, perché praticamente, e peraltro è fatto in senso molto ironico, molto divertente, e io metto in questa operazione che sto facendo adesso a 75 anni praticamente un'energia che non ci hanno quelli più giovani di me che stanno lavorando con me, sì. Perché non lo so, molti colleghi per esempio si sono, a Roma si dice, scoglionati, perché non hanno ottenuto evidentemente quello che volevano, e io gli porto sempre l'esempio del fatto che io ho lavorato con Vittorio Gassman, che era nel periodo migliore per me, peggiore per lui, perché lui era affetto da una depressione mostruosa, e lui mi ha adottato come un figlio, mi faceva i massaggi sulle spalle, mi raccontava le sue cose personali, eccetera. Io l'ho vissuto benissimo, Vittorio, per dirti, un personaggio come Vittorio Gassman, che poteva avere il mondo ai piedi, è morto depresso praticamente. Questo in linea di massima non mi succederà, perché intanto ho avuto, tra virgolette, la fortuna di non avere quel successo che ti ubriaca, come si suol dire, e quindi passare da quel momento in cui sei Dio al momento in cui praticamente non sei più nessuno, perché Vittorio Gassman stava ad un certo punto in questa situazione di depressione, e si accorgeva che le persone che l'avevano portato in alto lo schivavano, non se ne occupavano più. Io ho avuto un rapporto con lui straordinario, e ti dirò di più, io non ho avuto un rapporto purtroppo buono con mio papà, e in quel momento, conoscendo Vittorio Gassman da vicino, io cito una poesia a mio padre che si chiama Non voglio andare da nessuna parte, si chiama così questa poesia. Io non amo la poesia, sono sincero, non sono capace di scrivere poesie, però Vittorio Gassman mi ha ispirato questa poesia, che mi dispiace non sapere a memoria, perché sennò te la recitavo, che è bellissima e racconta appunto del fatto che io ho fatto il giro del mondo, sono stato dappertutto, e nella poesia elenco i posti che ho visitato, l'intero mondo, mi manca l'Australia, e dico alla fine della poesia va tutto bene, ma non voglio andare da nessuna parte, voglio restare con te papà. Questo è qua. E questo è il luogo che ti citavo, questo sito archeologico, che è costituito da queste mura che vedi, ce ne sono altrettante che arrivano dall'altra parte, quindi cingono completamente questo palazzo che è la mia abitazione. In effetti è pazzesco questo. No, capito, adesso se ci avviciniamo un attimo ti faccio vedere che vedi, c'è la storia lì riportata, a 2 metri c'era il Tevere dal quale portavano gli otri che venivano stipati qui nel magazzino. Questo era un enorme magazzino, vedi che laggiù ci sono ancora altre mura, e qui sotto non ti dico che cosa c'è di reperti archeologici, una cosa straordinaria praticamente, e all'interno ci vivo io. Ci sono dei luoghi del cuore anche al di fuori della città di Roma? Ci sono dei posti che mi hanno lasciato veramente un segno. Uno è il Messico, mi è piaciuto da morire, perché il Messico è un paese naif. E io sono stato a Cancun, sono stato a Chichen Itza visitando i templi praticamente aztechi che mi hanno lasciato un segno. E un'altra cosa bellissima, molto più semplice, un viaggio fatto su un pullman praticamente da Città del Messico a Chichen Itza, frequentato dai peonas, quelli con i sombreri eccetera, che portavano le galline su questo pullman praticamente, dove c'era l'assegnazione dei posti, e io non lo sapevo, mi sono seduto su un posto qualunque, ti dico che cos'era questo pullman, e uno di questi è salito e mi ha fatto il segno come per dire guardi che questo è un posto riservato, chiesto scusa, lui si è messo lì con le sue belle galline, io mi sono alzato e mi sono spostato ad un altro posto.
e anche, ripeto, il mare del Messico mi è piaciuto tantissimo, l'oceano logicamente, è un'immagine bellissima, io con una delle mie mogli praticamente in mezzo alle palme, dietro di noi una baracca gestita da un pescatore che ci cucinava il pesce pescato lì davanti praticamente con delle patatine fritte eccetera. Questa è una delle immagini, eppure ti ripeto, ho fatto il giro del mondo, sono stato a Londra, New York, Parigi, ovunque, questa mi è rimasta alla fine la semplicità che ti ha toccato da bravo bilancia, sì, rispecchia un po' il mio carattere probabilmente. Stefano, grazie a te Faber, a presto. E buona fortuna. Grazie anche a te.